Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: il GF VIP 7 avrà inizio a settembre e oggi, che mancano poco più di 3 mesi, sappiamo che i nomi del cast sono già usciti fuori. Ecco quali sono punto per un GF VIP che finisce, un altro è pronto per partire. Il team di Mediaset sta già lavorando alla messa in onda del GF VIP 7 e così abbiamo la data, 19 settembre, abbiamo il nome del conduttore, Alfonso Signorini. Mancano solo il cast e i nomi degli opinionisti. Eppure il reality non è neanche iniziato e già sta dando vita ad una serie infinita di polemiche, che riguarderebbero proprio i nomi dei futuri vipponi. Ecco cosa sta accadendo. GF VIP 7, che la polemica abbia inizio. Il GF VIP 7 inizierà tra circa 3 mesi, ma già adesso intorno a lui ruotano una serie di notizie, alcune vere, altre fake. Ma comunque prima ancora che i vipponi varchino la porta rossa, ormai famosissima, già non si fa altro che parlare di loro. E così parte il toto nomi e pare che comunque qualche notizia sia già trapelata. Opinionisti a parte, quello che pare interessare maggiormente sono i nomi dei protagonisti che scriveranno la storia di questa edizione del reality. Chi entrerà nella casa più spiata di Italia? Nasceranno amori? Finiranno amori? Staremo a vedere. Nel frattempo, ecco chi dovrebbe formare il cast del GF VIP 7. Ecco i papabili nomi. Tra i papabili nomi del cast del GF VIP 7 troviamo in cima alla lista Antonino Spinalbese, l'ex di Belen Rodriguez. Il loro amore è stato un fuoco nato all'improvviso, su cui però ben presto è arrivata la pioggia, che ha lasciato solo cenere. Nel mezzo, però, la nascita della loro unica figlia insieme, Luna Marie, che sta per compiere 1 anno, li ha legati indissolubilmente. Lui oggi pare faccia coppia fissa con un'altra donna e che sia pronto a voltare pagina e a scriverne una da zero, in cui l'unico protagonista è lui, con la sua vita, la sua persona, le sue idee. Altro nome che sta circolando è quello di Pamela Prati, che tornerebbe in TV dopo il Mark Caltagirone Gate. Per lei sarebbe una rinascita dal momento che sono quasi 3 anni ormai che è lontana dal piccolo schermo, al netto di qualche rara ospitata in TV, in cui ovviamente si è toccato l'argomento del suo presunto futuro sposo fake, e lei stessa ha ammesso che adesso che è una donna libera riuscirebbe a vivere meglio il reality. Peccato però che i rapporti tra la Prati e Mediaset non siano idilliaci e questo potrebbe costarle l'esclusione a priori dal gioco. Altri 2 nomi sono quelli di Gigliola Cinquetti, reduce da un'ospitata all'Eurovision Song Contest, e Manuela Arcuri, che non ha mai voluto partecipare ad un reality, ma che oggi potrebbe cambiare idea e buttarsi a capofitto in questa nuova avventura. Tra gli altri nomi figurano quello di Alvaro Vitali, lo storico Pierino, Federico Fashion Style, reduce dall'esperienza di opinionista di La Pupa e Il Secchione Show, Vera Gemma e Geda Fida, affiatatissima coppia, Asia Gianese, influencer. Famosa per i suoi scandali social, Max Felicitas, attore a luci rosse, Patrizia Groppelli, opinionista di Barbara D'Urso soprattutto, Brenda Asnicar, cantante e attrice del mondo di Patti ed Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio Sgarbi. Sarà davvero questo il cast del GF VIP 7? Lo scopriremo presto. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.